Bene, continuiamo questa trasmissione, parliamo di sport, parliamo dell'Accademia d'Armi Agesilao Greco di Caltagirone che abbiamo visto di recente, abbiamo parlato con il neopresidente allora eletto dell'Accademia, il presidente professor Massimo Porta, buonasera, ben trovato. E abbiamo parlato anche con Gloria Salerno, ovviamente istruttore, insieme a Simone San Martino che questa sera abbiamo il piacere di avere, Sortino, scusami, che abbiamo il piacere di avere ospite anche questa sera. E poi abbiamo tre campioncini. Stasera l'occasione c'è data perché questi tre campioncini che subito andremo a vedere nell'inquadratura, che si chiamano Andrea Palio alla mia sinistra, Filippo Ferro alla destra e al centro Andrea Alparone, hanno ottenuto dei buoni risultati in quest'ultima prova che si è disputata il 2 e 3 aprile, la terza prova regionale, ditemi se sbaglio ragazzi, il microfono lo puoi usare Andrea, del Gran Premio Giovanissimi che si è disputata a Mazara del Vallo, tra l'altro una bella città anche, vero? Voi c'eravate stati a Mazara del Vallo altre volte? No, quella prima volta. È stata la prima volta. Invece Filippo, Filippo giusto, c'era stato, no? Sì, per una festa della scherma. Perfetto, quindi insomma erano anche alcuni di casa. Andrea, invece tu l'avevi, c'eri stato in questa città? No. Quindi è stata anche un'occasione, ed è anche lo sport un'occasione per visitare anche dei posti nuovi, no? Sì. E fare amicizia. Bene, dicevo, questi ragazzi quindi hanno avuto dei bellissimi risultati. Hanno avuto un bel sesto posto Andrea, complimenti. Grazie. Poi abbiamo Andrea Palio, Andrea Alparone che al centro ha preso un secondo posto, Filippo Ferro un primo posto e ha preso anche il titolo di campione regionale, quindi doppi complimenti. E poi abbiamo anche Leonardo Mattia che questa sera non è qui per altri motivi, che ha preso anche un bel secondo posto. Allora, ci facciamo anticipare un attimo qualcosina, spiegare qualcosina dal presidente, ci facciamo fare nuovamente gli auguri che sicuramente vi avrà fatto chissà come in lungo e in largo, e poi insomma passiamo la parola a voi, va bene? Ok? A posto. Presidente, professor Porta, il microfono... Ah, io lei. Non ho bisogno okay, del microfono. No. Vedendo i ragazzi, volevo... Veniva distinto prendere. Grazie per l'invito, siamo estremamente soddisfatti per questo ennesimo successo dell'anno sportivo, dell'anno agonistico in corso dell'Accademia Agesilao Greco, che quindi si riprende il posto che merita nel panorama della scherma giovanile, e corro il rischio, ma lo faccio volentieri, di ripetermi rispetto alla riflessione che ho fatto la scorsa volta. Cioè, sicuramente viene premiato il lavoro svolto in questi mesi, sicuramente un lavoro duro, faticoso, puntuale, preciso, che i nostri due istruttori, che abbiamo il piacere di avere qui stasera con noi, Gloria Salerno e Simone Sortino, caltagironesi doc, hanno condotto e che naturalmente meglio di me potranno raccontare. Senza questa loro preparazione naturalmente i risultati non sarebbero arrivati, però senza il talento, la passione, l'impegno dei nostri ragazzi, certo, possiamo dire certamente che non ci sarebbe stato questo incontro fecondo fra appunto il momento dei preparatori e quindi degli istruttori e quello loro. E quindi non possiamo che essere soddisfatti, perché gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati centrati tutti. Tornare con Filippo Ferro, e sono particolarmente contento che la comunità di Mirabella in Baccari, essendo lui di Mirabella... Certo, ho dimenticato a dirlo, scusami, però magari ci arriva. Ha particolarmente... con soddisfazione festeggiato questo importante risultato, tornare, dicevo, grazie a Filippo Ferro a conquistare un titolo regionale, certo, per noi è un fatto di grande prestigio, di grande soddisfazione e di impulso positivo rispetto a quello che dobbiamo fare. Da sottolineare, come la stampa ha già scritto, che Filippo conquista il titolo regionale in una finale che ha avuto il sapore del derby, cioè di un derby tutto calatino, fra Filippo Ferro ed Andrea Alparone che è qui con noi. E quindi immagino, io purtroppo non sono potuto andare a Mazara,
in diretta la tensione, l'emozione che abbiamo vissuto in altri momenti, degli istruttori in questo caso neutrali perché non potevano schierarsi né per l'uno certo. né per l'altro per ovvie ragioni, e dei genitori e degli altri atleti presenti. La cosa che mi piace sottolineare, dovendo da presidente affrontare temi non tecnici, e questo non solo ce l'hanno raccontato i genitori, gli altri componenti del direttivo presente, soprattutto gli istruttori, ma ancora di più gli atleti, è stato vedere l'abbraccio finale fra Andrea e Filippo, le parole di stima, vicendevoli che si sono detti, e l'amicizia e la stima che si è ancora di più rafforzata dopo questa importante prova regionale che, ripeto, riporta sugli scudi l'Accademia d'Armi a Gesilao Greco. Questo per me, per noi, è un fatto molto importante, perché alla fine il messaggio che noi lanciamo attraverso la scherma, complessivamente attraverso lo sport, è quello dell'amicizia, della solidarietà, di valori che ahimè in parte questa società sta facendo perdere, che tramite la scherma e lo sport invece dobbiamo recuperare insieme ad altri momenti naturalmente della società. Questo, ripeto, è un aspetto importante, il rispetto, l'amicizia, il senso dell'appartenenza in questo caso ad un club, ad un sodalizio, che non li vede quindi rivali, ma che li vede sportivamente competitor, ma senza alcuna malizia, senza alcuna cattiveria. Lo stesso dicasi per gli altri due atleti di Caltagirone, certo. E purtroppo non abbiamo Mattia stasera, che però simbolicamente è con noi e che certo. naturalmente ci saluta tramite anche le nostre presenze, che hanno conquistato un importante risultato che tu peraltro accennavi. Certo. Quindi la soddisfazione di compiere e di aver compiuto e di dover continuare a compiere un buon lavoro, peraltro seguito, perché con piacere quest'anno abbiamo registrato l'aumento degli iscritti, quindi l'aumento della partecipazione, dei momenti anche di solidarietà tra di noi. Proprio oggi pomeriggio abbiamo vissuto uno di questi momenti, perché anche la scherma ha il protettore degli schermidori, sì. è San Giorgio, che si festeggia domani 23 aprile. Siccome sabato la palestra è chiusa, a differenza degli altri anni nei quali con il compianto presidente Scaminaici, che noi ricordiamo sempre, ci recavamo appunto presso la parrocchia di San Giorgio, quest'anno invece al contrario è stato il parroco di San Giorgio, che noi ringraziamo, padre Giacomo Girella, che si è recato in palestra, con cui abbiamo condiviso un bel momento e dove abbiamo anche finalmente potuto benedire i locali di questa nostra prestigiosa palestra. Quindi, per sottolineare i vari momenti di solidarietà che ulteriormente uniscono tutto lo staff, quindi le famiglie, i genitori, gli atleti, noi del direttivo, e io che sono particolarmente orgoglioso di presiedere con gli amici del direttivo tutto questa squadra di campioncini in erba, i quali, e finisco, so che non si stanno montando la testa, non si monteranno la testa, sono con i piedi per terra, continuano a studiare, anzi studiano con maggiore stimolo, e quindi sotto questo profilo il valore è tutto positivo, quello che noi vogliamo trasmettere. Neppure noi ci siamo montati la testa, non raccontiamo questi risultati con enfasi e con retorica, ma sapendo che però rappresentiamo uno dei tanti pezzi, noi ne vorremmo molti di più, positivi, della nostra Caltagirone e del nostro Calatino. Esatto.
Allora, per non allontanarci troppo dal discorso che faceva ora il Presidente, chi mi racconta la giornata di oggi pomeriggio per celebrare San Giorgio, il protettore, come diceva il Presidente, degli schermidori? Andrea, vuoi parlarne tu? Il microfono. Sfortunatamente non ci sono potuto essere. E tu c'eri, Filippo? Raccontami, prendi il microfono, com'è stata questa esperienza? È venuto padre Girella, ha fatto la benedizione. Prima ci ha fatto un discorso e poi ha fatto la benedizione a tutti leggendo il Vangelo. È stato bello, vero? Sì, molto emozionante. Vedete, i ragazzi si vede, lo vivono, queste sono veramente cose che forse succedono poche volte anche. In effetti per me questa è una novità del protettore, non lo sapevo sinceramente, non sono addentrata. Bene, allora poi ritorniamo a voi. Adesso volevo parlare con Simone, che è la prima volta che incontro per quest'anno, quindi Simone, ben trovato, dicevo. Simone Sortino, allora, come sono questi ragazzi, come questa esperienza? Allora, questo è il mio primo anno all'Accademia d'Armi Agesilao Greco Caltagirone. Mi sono trovato con Gloria, che la conosco da 15 anni, da quando abbiamo iniziato a fare schermo. Siete cresciuti insieme, sì, praticamente. Sì, abbiamo iniziato insieme questo cammino da atleti. Eravate così, come loro, no? Sì, anche più piccoli. Abbiamo iniziato questo cammino da atleti insieme e poi ci siamo ritrovati, fortunatamente, a seguirlo insieme anche come istruttori. Beh, quest'anno sinceramente non dico non me l'aspettavo, però diciamo non è facile arrivare dopo un anno di lavoro ad avere i risultati che abbiamo avuto con soli 4 atleti. Certo. Abbiamo avuto praticamente tutti scontri diretti. Andrea Palio e Andrea Alparone, che sono quelli che sono arrivati un po' più indietro, non sono arrivati più avanti solo perché si sono scontrati con i propri compagni di palestra. E per un istruttore... Bravo. La cosa più bella per un istruttore a una gara è poter vedere la finale fatta esclusivamente dai propri atleti, godersi tutta quella finale, guardare soltanto il significato dello sport, e chi vince vince poi è sempre una grossa felicità. Certo. Gloria, allora, terza prova regionale, volendo capire di che cosa si tratta per chi magari come me ne capisce poco di scherma. Il 2-3 aprile c'è stata l'ultima prova regionale, quindi abbiamo chiuso l'attività agonistica a livello regionale a Mazara del Vallo. E per tutti, per loro quattro, è stata una prova brillante, hanno raggiunto dei bei risultati e in particolar modo abbiamo portato a casa un titolo regionale con Filippo Ferro. E come te l'ha detto appunto Simone, non ci aspettavamo così tanto, però siamo contentissimi di aver raggiunto questi risultati e soprattutto sappiamo che questo ci può portare anche tanto altro dopo. Quindi sono piccole soddisfazioni che speriamo possano diventare grandissime. Adesso si sta già lavorando per altri begli appuntamenti. Sì, no? Esatto, a livello regionale abbiamo concluso appunto a Mazara del Vallo, poi il 3 maggio ci sarà il campionato italiano a Riccione Under 14, dove e c'è qualcuno che... sì. E sì? Qua c'è qualcuno, Andrea Palio. Andrea. Insieme poi a Leonardo Mattia. Quindi quella sarà un'altra grande emozione. Si terrà a maggio, quindi tra pochissimo. Sì, esatto. Certo, campionato italiano proprio saranno ancora più tosti, giustamente, gli avversari. A livello nazionale, però... quindi ci saranno tantissimi partecipanti. Sarà la prima esperienza per loro? Sia per loro Andrea, sì, per sarà una prima prova nazionale, quindi come loro anche io e Simone siamo emozionati perché ci torniamo non come atleti ma come istruttori. Quindi l'ultima volta voi avete partecipato da atleti a Riccione. Esatto, quindi torneremo in altre veste. Come sono state queste esperienze? Cosa ricordate voi? Io ho fatto che un tipo primo di ricordi quindi... trasmettete a questi ragazzi? Io ho vinto, è stata la mia prima prova, seconda prova nazionale, ho vinto, ho portato a casa un campionato italiano, quindi è stato abbastanza emozionante. Certo, ho realizzato dopo un bel po' di giorni quello che era successo. Però adesso lo stai realizzando di più vedendo che sono loro al posto vostro. Forse riuscite a capire ancora di più ancora le emozioni, le paure. Riusciamo a gestire diverse magari le emozioni, le ansie, quel che viene. Simone, tu come la vedi questa? Allora, noi diciamo, essendo istruttori abbastanza giovani, abbiamo la fortuna di poter capire bene lo stato d'animo di questi nostri atleti. Da poco tempo, diciamo, l'essere atleta, no? Quindi, insomma, sì, certo. Vogliamo dire così. Effettivamente, quindi sappiamo che per loro, soprattutto visto che la prima esperienza a livello nazionale, non sarà facile, soprattutto gestire l'ansia, la tensione, e i nuovi avversari, perché gli avversari regionali alla fine li avevamo già visti in altre gare, qua invece è tutta un'incognita, non sappiamo cosa l'Italia ci riserva in questa gara e vedremo durante lo svolgimento della competizione. Bene. Stavi aggiungendo qualcosa, Gloria, oppure intanto vediamo un attimo cosa ci raccontano i ragazzi?
Allora, Andrea Alparone, hai il microfono nelle mani. Allora, ripresentati, anche se già ti ho presentato io, magari se vuoi dire la tua età e insomma la scherma, che sport è per te la scherma. E poi insomma questa esperienza di quest'ultima gara, questo scontro diretto con Filippo. Sì. Per me la scherma, non so spiegare com'è questo sport. Mi chiamo Andrea Alparone, ho 9 anni e abito qua in Italia. Per me questa esperienza... delle gare? Delle come gare le vivi queste gare tu? Non mi hanno sorpreso tanto. L'unica cosa che mi ha sorpreso è arrivare in finale con lo scontro diretto con il mio amico Filippo. Questa è stata veramente forse l'emozione più grande di tutta la gara, no? Sì. Era mai successo altre volte di scontrarti con... La prima volta in... tutte le gare regionali che ho fatto finora, la prima volta di scontrarmi con Filippo, non ero tanto agitato, eravamo soltanto in 10 e non siete pochi 10, mi piace che lo dicono con molta naturalezza, ma in realtà 10 non è essere pochi, quindi siete stati bravi veramente. In realtà 10 era un po' poco, ma la gara ce la siamo giocata. bravo. Allora, facciamo parlare Andrea. Scusa, volevi aggiungere qualche altra cosa, Andrea? No. Invece tu sei Andrea Palio. Palio e ho 11 anni. Tu hai preso un sesto posto. Sì. Quando sono arrivata alla gara ero molto 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 agitato. Però al primo assalto ero di nuovo tranquillo. Poi ti sei tranquillizzato, quindi sì. È stato esplodere il primo colpo e poi insomma poi ti sei rilassato, ti sei ambientato, sì. Perché giustamente si vive l'atmosfera della gara, poi nel momento in cui si inizia a gareggiare sembra quasi di essere a fare esercitazioni come in palestra quando siete tra di voi, giusto? Sì. Penso che sia questo. Ma adesso tu andrai a Riccione, no? Sì. Che cosa significa per te questo? Intanto sono agitatissimo, però credo che mi divertirò. Certo, è una grande opportunità, è vero? Sì. In effetti non capita a tutti, quindi sarà veramente un'emozione in più e particolare riuscire ad andare a Riccione. Sì. E tu cosa ti aspetti da questa gara? Non lo so. Non lo sai, vero? Non lo sai se... giustamente là sarete, giusto Gloria, saranno di più, quindi insomma sarà un po' più difficile, giusto? Rispetto a quelle regionali, suppongo, correggetemi se insomma dico qualche... Però sarà anche più interessante, no? Riuscire a incontrare anche ragazzi di altre realtà, è vero? Sarà bello, si vede che è contento però. Vabbè, esatto. No, ma si legge negli occhi dei ragazzi quando insomma sono contenti di praticare gli sport, lo fanno con passione. Filippo, il nostro campioncino. Allora, campione regionale. Come si diventa campioni regionali? Devi praticamente gli allenatori o i direzionisti della gara contano le due vittorie più importanti i due risultati più importanti che hai fatto. Poi calcolano tutti i punti. E infine quello che ha fatto di più punti diventa campione regionale. E quindi in questo caso ne hai fatti di più tu? Sì. Di tutti? E quindi sì. Sei campione regionale. Allora complimenti da parte nostra, da parte di tutto il comprensorio, perché tu sei di Mirabella e fai qualche sacrificio in più rispetto agli altri, lo possiamo dire, no? Perché giustamente ogni giorno quando vai a fare allenamento tre volte alla settimana devi partire anticipatamente rispetto agli altri prima. Per raggiungere, vero? Esatto, mezz'ora prima, quindi insomma diventa anche un poco più impegnativo, però insomma siete tutti appassionati, no? Quindi è la passione che vi fa. E poi hai avuto anche anche il primo posto, certo. Sì, la scorsa gara. Ovviamente, come? La scorsa gara l'ho presa. Sembra Mazzara. È arrivato pure primo e grazie a questa scorsa gara esatto, e alla vittoria di Mazzara ha vinto il titolo regionale. Ah ok, io sinceramente non sono molto... Bravo, quindi due volte primo posto, quindi sì. A questo punto il campione regionale se lo meritava tutto, no? Sì. Bravo. Volevi dire qualche altra cosa? No, bene. Grazie.
Gloria, i ragazzi penso che sul campo si esprimano benissimo con la spada, no? Sì, sono sì. Ancora più sciolti. Sì, mettono comunque tutto in pratica quello che fanno all'interno della sala scherma, quindi ancora una volta per noi è una dimostrazione del fatto che il lavoro che io e Simone svolgiamo ha proprio i suoi frutti, ecco, questo. Quindi, prossime preparazioni. Simone, dicevamo, il campionato nazionale per Andrea e Leonardo. E poi cos'altro c'è? E poi a giugno ci sarà sì la festa della scherma, dove ci sarà il battesimo dei nuovi atleti, quindi avremo circa tra i 10 e i 15 atleti che anche loro sono appunto emozionatissimi e certo. Vogliono proveranno per la prima volta l'ebbrezza di salire in pedana. Bene. E sarà il prossimo incontro. Dite, volete dire qualcosa? No, va bene. Simone, tu vuoi aggiungere altro oppure insomma... Credo che... È stato detto tutto necessario. Già, guardare i ragazzi si esprime che cosa, qual è il lavoro che fate, insomma, dice sì, tutto. Sì, speriamo nel meglio possibile per questa gara, ma l'importante, diciamo, l'obiettivo mio e di Gloria è vedere come reagiscono a questa gara. Il risultato sì è importante, ma la cosa più importante è capire come gli atleti reagiscono a una competizione di livello superiore, perché quasi a questa gara erano 10, all'altra erano 15, là si parla di numeri tra gli 80 e i 100 partecipanti. Quindi, 80, quindi una gara 100, molto più lunga rispetto certo. A quella regionale. Quanto durerà la gara? La gara inizia alle 9 di mattina e le finali sono previste per le 17. In un'unica giornata comunque. Sì, sì, sì. Quindi impegnativo sarà. Molto. Esatto. Poi a giugno ci sarà, come diceva Gloria, il battesimo dei nuovi partecipanti e là... Andremo a vedere come reagiscono loro a una gara, perché là è un'incognita anche per noi, non abbiamo mai visto loro partecipare a una gara e vedremo come andrà. Bene, quindi poi ci farete sapere le date, ci fate sapere Andrea, mi fai sapere poi il risultato di questo campionato, a prescindere di quale sia, ma capire almeno com'è andata, come vi siete divertiti certamente e questa emozione cerchiamo di riuscire a dominarlo. Va bene Andrea? Così un altro bel risultato come quest'ultimo riuscirete tutti a portarlo, ok? Siete d'accordo? Sì. Benissimo. Presidente, come concludiamo questo incontro? Concludo augurando un in bocca al lupo ad Andrea Palio e a Leonardo Mattia, perché con loro l'Accademia Gesilao Greco torna sul palcoscenico nazionale, quindi in quel di Riccione. Sono convinto che i nostri istruttori li seguiranno nel miglior modo possibile. Già è un successo essere in questo di nuovo palcoscenico nazionale. Vi dico, lo dico ad Andrea perché è presente, ma lo dico a Leonardo attraverso le telecamere: non agitatevi, non emozionatevi. Comunque, già un risultato importante è stato conseguito, di cui noi siamo fieri ed orgogliosi. Tutto il resto verrà dopo. Poi avete attorno a voi il nostro affetto, la nostra simpatia, la nostra solidarietà e concludo dicendo che stasera abbiamo scoperto che c'è una giovanissima tifosa che è tua figlia che ha dedicato ai nostri ragazzi un disegno. Ha disegnato il podio, proprio questo per dirvi anche da parte sua che è piccolissima e farvi tanti complimenti. Bravi ragazzi, va bene? Ok. Ok Presidente, grazie quindi nuovamente per essere stato qui, grazie per il lavoro che fate sempre perché insomma lo sport come sappiamo bene aiuta questi ragazzi a crescere sani e con tanti valori che come diceva infatti Massimo insomma oggigiorno sono un poco altalenanti. Grazie Presidente Massimo Porta, Simone Sortino, Gloria Salerno grazie. Istruttori, Andrea Palio, Andrea Alparone, Filippo Ferre, salutiamo ancora una volta Leonardo Mattia, ma salutiamo anche tutti i ragazzi certo. Che frequentano la scherma indistintamente, tutti i genitori che insomma li sostengono e che vi accompagnano sempre e vi danno la possibilità di anche frequentare questo sport. Ok, li salutiamo i genitori anche e i vostri compagni. Io vi ringrazio per averci seguito, chiudiamo questa trasmissione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.